Com'è bello stare insieme. A Grosseto c'è sempre il sole, perché c'è un'associazione che si chiama così, Il Sole, che trova mille modi per finanziare le sue attività tese alla sensibilizzazione della disabilità. Ed è un modo veramente straordinario per stare insieme, ogni volta c'è un'idea nuova. E a questo proposito saluto Lorella Ronconi. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, grazie, ciao. È un piacere averla ospite, perché è una donna piena soprattutto di idee, di possibilità per veramente realizzare cose di grandissima importanza, perché il Sole Onlus crede nella costruzione di un mondo più equo attraverso valori dell'integrazione, dell'inclusione sociale, della responsabilità. Insomma, riesce a fare grandi sforzi per portare avanti degli obiettivi molto nobili, perché soprattutto c'è un approccio positivo alla disabilità, vero Lorella? È questo il cuore, diciamo, di questo ragionamento. Esatto, il diritto alla qualità della vita per la persona diversamente abile per noi è fondamentale. Basta con le immagini, noi pensiamo il disabile è triste, il disabile deve stare in casa, quindi abbiamo dei progetti nuovi, per esempio il tempo libero per noi è portare i ragazzi a socializzare con la città e la città a socializzare con i ragazzi, stare insieme, conoscersi, avere l'opportunità di divertirsi. Fondamentale, anche perché la tua è un'esperienza di vita, e garantendo autonomia, percorsi di socializzazione e anche di inserimento così sociale, lavorativo, per voi significa comunque combattere comunque anche degli atteggiamenti, diciamo, da coloro che vengono definiti normali, che magari vivono distanti dalle problematiche. Esatto. E che possono invece portare inevitabilmente direttamente ai disabili e anche a tutti coloro che vivono come familiari, diciamo, questi problemi. Esatto, il pregiudizio per noi combattere anche a livello culturale questo. Infatti abbiamo fatto due cose un po' strane, praticamente abbiamo, con tanti sforzi, abbiamo costruito una casa famiglia, perché si sa che i disabili fino a 65 anni dovrebbero, insomma, non sono anziani, però se non hanno nessuno vengono inseriti nelle case per anziani, nelle case di riposo. E per noi ci sembrava veramente brutto, quindi abbiamo costruito una casa famiglia dove dei disabili giovani, magari che non hanno genitori, vivono insieme, però non una residenza sociale assistita come una casa di riposo, ma una casa famiglia. Comunque il vostro lavoro è meritevole, perché leggevo tra l'altro cose che tu hai scritto, a parte delle bellissime poesie, in una società che inneggia troppo spesso alla perfezione, essere disabile è un peso troppo grande da portare sulle proprie spalle, in qualche modo è anche proprio un problema culturale, ed è vero, ed è così condivisibile in qualche modo. Però Lorella. Sì, assolutamente, se vediamo per esempio le pubblicità, sono tutte pubblicità perfette, dove sono famiglie perfette, non c'è ancora l'idea di poter inserire in una famiglia magari un ragazzo disabile, c'è tutto questo stereotipo del bello, no? E quindi certo. Il disabile è sempre visto nella sua disabilità, non nella sua completezza di persona. Peraltro la Convenzione ONU sulle persone diversamente abili, l'Italia ha ratificato questa legge nel 2009, però ancora non abbiamo capito il concetto. Allora, adesso veniamo al nodo del nostro incontro radiofonico, diciamo, perché in qualche modo lo possiamo definire così, è proprio quello di dare anche valore a quelli che sono gli incontri virtuali, a cui facevamo anche riferimento prima, perché a volte, leggo sempre nei comunicati, i nostri vicini di casa magari non li percepiamo, ci sono delle persone che ti passano accanto e non sanno più ascoltare o fermarsi a guardare il bello che la vita ci offre. Allora avete inventato qualcosa che apparentemente può sembrare giocoso, però in realtà invece ha delle finalità molto importanti per voi. Spiegaci tu, Lorella, di che cosa si tratta. Sì, apparentemente è una cosa goliardica, certo, apparentemente già l'abbiamo colta questa cosa. Nel 2009, insieme ad un'altra Lorella, appunto Lorella Fagiolini, che aveva l'idea ma non riusciva, insomma, a gestire a livello informatico, abbiamo creato poi anche un'altra Lorella Froio, un gruppo che si chiama Lorelliamoci. Che aveva questa intenzione, quella di riunire, vedere quante donne di nome Lorella esistevano, perché eravamo convinte di essere due, tre, poche, e peraltro nessuno mai ci chiama Lorella, no? Avevamo questo retaggio anche noi, Antonella, Rossella, Grabirella, Graziella, però nessuno mai diceva bene il nostro nome.
Niente, dal 2009 è nato questo gruppo che adesso ha 656 iscritte su Facebook. Certo. Un gruppo, Lorelliamoci, che è diventato veramente una forza. Sì, anche perché è un momento di confronto, di aiuto, anche per persone che fisicamente magari non si possono incontrare, esatto, per diversi motivi, ma che magari in termini virtuali possono condividere, comprendere, capire, magari parlarsi semplicemente, cosa che è diventata sempre più rara per tanti di noi, comunque, esatto, Lorella. Infatti la rete ci ha dato una possibilità grande. Io in prima, perché comunque essendo disabile vivo molto parte del mio tempo a casa, ma anche per altre donne, abbiamo scoperto che abbiamo tutte circa 50 anni e siamo quasi tutte, ma diciamo tutte, figlie della De Luca, di Lorella De Luca, perché i nostri genitori nel periodo hanno visto e vedevano i manifesti dei film di Lorella De Luca e era bellissima e ci hanno dato questo nome. Comunque la cosa, e noi praticamente sì, certo, all'interno del gruppo ci diamo una mano. Mi date una mano. Per esempio con le nostre qualità, no? C'è magari una Lorella che scrive, che non so, ha dei problemi, ha degli amici a cena o dei problemi nella cucina, risponde alla Lorella che magari ha un ristorante e dà delle idee. Insomma, comunque è vera solidarietà in un modo semplice, in un modo diretto, e soprattutto anche un modo sicuramente per cercare di confrontarsi sulle stesse difficoltà, sulle stesse incertezze che questo tempo comunque ci suggerisce, ma anche per trovare quella forza di cui tutti abbiamo bisogno. Brava, ed è esatto, bellissima questa cosa. Quindi io ti ringrazio infinitamente. Ricordo che il 16 giugno ci sarà un grande incontro a Grosseto, dove ci sarà internazionale dove già 80, circa 80, certo, Lorella si sono iscritte. Grosseto sarà piena di donne con il nome scritto Lorella. E poi la Ma cosa, certo, carina che ti volevo dire è che noi ci chiamiamo per cognome. Perché, certo, quando ci troviamo, ovviamente, se uno dice Lorella, rispondono tutte a questo punto. Grazie Lorella Ronconi, è stato un piacere comunque incontrarti. Grazie infinite. Buongiorno, buona giornata. Grazie. Simone Zazzera, ci sono delle notizie dalla web, ce n'è una in particolare che arriva dall'estero.